Siamo al volley, gli europei maschili stasera alle 21.05 in diretta su Rai Sport HD, canale 58. Il secondo impegno dell'Italia che affronta l'Estonia a Perugia, dove per noi c'è Simona Rolandi. A te Simona. Buon pomeriggio dalla Pala Barton di Perugia, dove cresce l'attesa in vista di Italia e Estonia. Sono in questo momento in campo Serbia e Belgio. Serbia avanti per un 7-0 sul Belgio. Serbia che affronteremo domani sera, ma come detto oggi c'è l'Estonia, avversario dal tasso tecnico e qualitativo certamente inferiore a quello degli azzurri, ma il commissario tecnico Fefe De Giorgio è stato chiaro: guardiamo dove mettiamo il piede, alludendo alla possibilità di inciampare lungo questo cammino. Lo ha detto chiaramente ai veterani, lo ha detto anche ai nuovi innesti, da Rinaldi a Sanguinetti passando per Bovolenta. Allora ascoltiamo Fefe De Giorgi parlare proprio dei nuovi inseriti in questo gruppo, e poi Roberto Russo a Maurizio Colantoni racconta la sua Estonia. Poi la linea può tornare a voi. Abbiamo inserito tre giocatori alla loro prima esperienza, ma che hanno qualità che possono mettere a disposizione della nazionale. È una bella opportunità anche per loro, ma credo che alla fine la scelta è sempre sul bene della squadra, diciamo. Mi fa piacere che ci siano dei giovani interessanti che possono alimentare questo nostro percorso. La seconda sfida di questo europeo sarà contro l'Estonia. Sì, sicuramente dobbiamo essere concentrati, non sottovalutare, perché tutte le squadre di questo europeo possono dire la loro. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra metà campo, cercare di fare bene la nostra pallavolo, e poi chiunque c'è davanti sicuramente giocando bene diventerà più facile per noi.